Una reggia che apre i suoi splendidi saloni affrescati al pubblico, sede di un polo museale comprendente l'Herculanense Museum, i musei delle scienze agrarie e la costituenda pinacoteca della provincia, e che conserva il legame storico con la facoltà di agraria della Federico II e l'orto botanico. Il tutto immerso nel verde del bosco superiore ed inferiore, oggi aperti seppure parzialmente e che potranno diventare scenari prestigiosi per eventi musicali e culturali di pregio. E per consolidare il ruolo di forte attrattore turistico e culturale del sito borbonico di Portici, che la provincia di Napoli, la soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, la facoltà di agraria e gli altri attori istituzionali coinvolti stanno profondendo un impegno importante sotto il profilo economico e amministrativo, con lo stanziamento finora di fondi per 25 milioni di euro per lavori realizzati, in corso di realizzazione e in fase di progettazione, con l'obiettivo di coniugare tre elementi: la conservazione del bene, la massima fruibilità e la sostenibilità della gestione. È stato questo il tema del convegno Reggia di Portici tra conservazione e valorizzazione, che si è tenuto nella sala cinese del complesso, nel corso del quale sono stati illustrati nel dettaglio i progetti e sono state avanzate proposte per raggiungere quell'obiettivo, partendo dall'inserimento nel prestigioso club dei siti reali, che potrebbe facilitare l'accesso ai fondi europei, rispetto al quale è stata registrata la disponibilità del Ministero per i beni culturali espressa dal direttore regionale Gregorio Angelini. La nostra storia, ha affermato il presidente della provincia Antonio Pentangelo, esige investimenti anche in tempi di ristrettezze economiche. Anzi, credo che proprio investendo nella cultura, specie nel mezzogiorno, possano essere attivati processi virtuosi e produttivi in grado di innescare il rilancio del nostro territorio. È il caso del sito reale di Portici, una residenza sicuramente tra le più belle della provincia, che abbiamo inteso recuperare attraverso nostri finanziamenti e di fondi FESR, grazie ai quali, tra l'altro, verrà realizzata una grandiosa pinacoteca ed un'area espositiva che accoglierà la preziosa collezione d'arte della provincia di Napoli. Lo scollamento tra le istituzioni generava la situazione di degrado in cui la reggia versava fino a pochi anni fa. Oggi la sinergia che si è creata porta al recupero e alla valorizzazione, ha sottolineato invece Paolo Masi, direttore del Dipartimento di Agraria, mentre gli assessori provinciali al patrimonio e alla cultura, Massimo Lafranco e Francesco De Giovanni, hanno rimarcato l'impegno dell'ente di Piazza Matteotti nel programma di recupero architettonico e di rilancio culturale del sito. Un recupero che è passato, come ha spiegato Tommaso Russo, coordinatore della Reggia per la soprintendenza, attraverso il restauro, concluso in corso di realizzazione, delle sale, degli affreschi, dello scalone monumentale, delle facciate, della torre dell'orologio e di quella campanaria, del bosco con la sua peschiera borbonica, oltre che dalla realizzazione dei musei. Un recupero però che ora va gestito in una visione moderna di sostenibilità economica, con l'attrazione di finanziamenti pubblici e privati e con l'attivazione di meccanismi quali il credito d'imposta o l'eliminazione dei limiti del patto di stabilità per gli enti locali, come invece chiesto nel suo intervento da Teresa Rubinacci, coordinatore dell'area patrimonio della provincia. Il sindaco di Portici, Nicola Marrone, ha invece manifestato preoccupazione per il futuro della reggia nell'ipotesi del passaggio dalla provincia alla città metropolitana. Il convegno ha costituito l'occasione anche per la presentazione del volume La Reggia di Portici, edito nell'ambito della collana Percorsi d'arte, e dello spettacolo teatrale itinerante Le acque della reggia da Portici a Caserta, in programma nelle sale del Museo Herculanense da fine giugno.